Eccoci dunque al match di oggi, che vi racconterò come sempre con il preziosissimo commento tecnico di Stefano Nava. Ciao Stefano. Troppo buono Pierre, oggi ho proprio voglia di assistere a una bella partita. Speriamo di essere accontentati. Ecco gli 11 di partenza del Cagliari. 4-4-2 per loro oggi, con i centrocampisti chiamati ad avanzare in raggio d'azione per supportare le punte. Il tecnico non vuole limitarsi a una partita di contenimento, ma vuole tenere in mano il pallino del gioco per non farsi schiacciare troppo dietro. Ci sono metri a disposizione. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Palo che respinge il pallone che ancora prova a calciare. Ha sfiorato il gol da posizione impossibile. Beh, era difficile inquadrare la porta da lì, forse poteva scegliere una soluzione migliore, ci ha provato comunque, non ha avuto fortuna. Birza. Match che potrebbe dare loro la certezza della permanenza in questo campionato. Servono però i tre punti, perché qualsiasi altro risultato rimanderebbe la questione a data da destinare. Prova a andare. Clamoroso pallone fuori di nulla. E ti dico la verità, Pier, l'avevo vista già dentro. La palla non ha girato abbastanza per terminare la propria corsa in fondo alla rete. Guadagna metri. Klavan. Théophile Catherine. Pavoletti. Buono l'1-2. Punta l'area. Palla schizza via dopo il contrasto. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Può portarsi in vantaggio. Possibilità per la ripartenza. Non un granché il cross, la difesa a vita facile. Birza. Castro. C'è spazio per andare. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Si avvicina all'area. Si affidano alla circolazione di palla, tiki taka per creare gli spazi. Birza, la dà indietro al compagno. Vediamo che decisione prende l'arbitro. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Tocco di ritorno. Deve abbassarsi per continuare la manovra. Guadagna metri verso l'area. E il pallone se ne va via. Tackle decisivo, palla in calcio d'angolo. Corner battuto in mezzo. Portiere raccoglie il pallone senza problemi. Birza. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. L'attaccante non arriva, palla fra le braccia del portiere. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Buona la chiusura. Castro.
Birza. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso il vantaggio. Sventa qui la minaccia. L'extra time sarà di 2 minuti. La mette in mezzo. Interrompono bene l'azione. Palla vagante. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Sidi Bey. Occhio, cerca l'area di rigore. Ottima lettura, recuperano il pallone. La traiettoria verso il centro. Brutto cross, c'è il recupero. Ha spazzato il pallone in fallo laterale. Manovra interrotta dagli avversari. Arbitro ha visto qualcosa. Ci sarà dunque una sostituzione. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Castro. Castro. Ha il pallone del possibile vantaggio. Ha avuto il pallone per sbloccarla, ma l'ha sprecato malamente. Era più facile fare gol che sbagliare da quella posizione. Davvero un errore imperdonabile. Perde palla. Sidi Bey. Pavoletti. Guadagna metri. Sventa qui la minaccia. Palla interessante dello spazio. Attenzione a Bir. Può metterla da lì. Passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match. Vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze. Un solo gol di vantaggio è un po' troppo poco da difendere, considerando quanto manca da giocare. C'è spazio per andare. C'è il tiro. Vediamo tutta la sua disperazione qui. Mamma mia, che occasione questa, Pier. L'allenatore non vuole cali di tensione. Allora ecco questo cambio per mantenere il vantaggio. Birza. João Pedro. Occhio al suo movimento. Ha perso il pallone. Ultimo tocco del difensore. Si ripartirà col corner. Calcio d'angolo battuto, la allontana di pugno. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Palla che finisce in fallo laterale. Teofil Catherine. João Pedro. Ecco Pavoletti. Attenzione a Birza.
Ottima qui la giocata. Palla sul primo palo, palla raccolta senza problemi dal portiere. Joao Pedro. Perfetto oggi nei passaggi. Nyom. Arbitro che... C'è spazio davanti. Versa. Attenzione, il pallone lì. Ancora 600 secondi alla fine. C'è campo per la ripartenza. Ottimo intervento. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol. Cambierebbe il risultato. Occhio al contropiede, c'è spazio. Ha un'autostrada a disposizione. C'è proprio, prova a calciare. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Sono in vantaggio 1-0, quando manca poco, vittoria di misura che però potrebbe dare un grande impulso, una grande spinta, o no? Attenzione al tiro, palla fuori di poco, poteva essere il gol del pari. Non si può rimproverare nulla qui all'attaccante, ci ha provato, per poco, non faceva secco il portiere. Sì, ci sarà un cambio. Attenzione, la palla è lì. Attento qui il difensore che allontana. Non si arrendono, vogliono almeno i pari. Può essere uno degli ultimi assalti del match. Intercetta un pallone pericolosissimo. Hanno spazio per andare in contropiede. Può avvicinarsi alla porta. Pavoletti!